Ciao a tutti, bentornati in Cucina con Agnese. Oggi portiamo un po' di mare in casa nostra. Prepareremo gli spaghetti con le alici fresche e i pomodorini. Gli ingredienti che ci serviranno per questa ricetta sono le alici freschissime prese dal pescivendolo, ci sono 300 grammi, le abbiamo già pulite e viscerate e abbiamo tolto anche la lisca centrale. Ci serviranno 160 grammi di spaghetti, 230 g di pomodorini ciliegini che ho sciacquato, tagliato a metà o in quarti se il pomodorino era troppo grosso, del peperoncino non troppo piccante, uno spicchio di aglio grande, del prezzemolo fresco tritato, olio, sale e pepe, pochi ingredienti, quelli giusti, pieni di gusto, e allora mettiamoci subito a cucinare. Abbiamo messo l'acqua per la pasta che sta arrivando a bollire piano piano, l'olio in padella che è arrivata a temperatura, aggiungiamo l'aglio, il peperoncino e lasciamo insaporire qualche secondo mescolando continuamente così che l'aglio non diventi troppo scuro. Aggiungiamo anche i pomodorini. Regoliamo il sale di pepe e lasciamoli appassire per circa 10 minuti. L'acqua bolle, andiamo ad aggiungere del sale, gli spaghetti e lasciateli cuocere per il tempo indicato sulla confezione. Io mi tolgo anche mezza tazza, mezzo bicchiere di acqua, lo vado leggermente ad allungare nei nostri pomodorini, alzo leggermente il gas, do una mescolata e vado ad aggiungere le alici. Aggiungiamo anche una manciata di prezzemolo fresco, mescolo delicatamente, piano piano per non disfarle e lascio insaporire qualche minuto. Andremo poi a scolare i nostri spaghetti direttamente in pentola. Manca un minuto e mezzo alla fine della cottura della pasta. Ho preso dell'acqua della pasta, l'ho tenuta da parte, la vado a scolare e la faccio finire di cuocere e insaporire insieme alle alici e pomodorini. Allunghiamo con un po' di acqua di cottura. E facciamo insaporire i nostri spaghetti. Aggiungiamo anche il prezzemolo rimanente. Finiamo di lasciare insaporire e poi impiattiamo. Eccoci qui, li abbiamo impiattati. Aggiungiamo un filo di olio crudo e i nostri spaghetti con alici e pomodorini freschi sono pronti per essere gustati. Spero tanto questa ricetta vi sia piaciuta e ci vediamo domenica prossima. Inviaci richieste e suggerimenti a agnese@cucinaconagnese.it oppure se vuoi visita il sito www.cucinaconagnese.it.